Samuel Stern, 51, il cavallo verde. Che fatica, che fatica. Agenti Alfa, bentornati sul canale e un benvenuto a tutti i nuovi visitatori che passano per caso su Agenzia Alfa. Sì, è passato qualche tempo, non sto facendo molti video di recente. Devo confessare che assolutamente non è che mi manca la voglia, ma un pochino meno tempo. Sono particolarmente stanco in questo periodo, quindi non riesco a dedicarmi molto ai video. Peraltro sto letteralmente studiando tutti gli incontri tra Matt Timister e Nathan Never. Voglio fare un bel video riassuntivo prima di affrontare la lunga saga che avremo durante l'anno. E quindi ecco, mi sto tanto concentrando su quello. Poi probabilmente riporterò Giulia sul canale e non sarò da solo, una piccola sorpresa, per cui ecco, non riesco in questo momento ad andare oltre dal punto di vista della programmazione. Ma torniamo al nostro Samuel Stern, un numero che porta avanti la famosa apocalisse del nostro Rosso di Edimburgo. Arriva al numero 51 e il cavallo verde, presumibilmente, è proprio la nostra Penny. In questo albo si intrecciano le storie proprio di Penny che deve vivere la sua piccola apocalisse personale, che poi in realtà tanto piccola non è, ma comunque non è una rivoluzione come quella che in realtà sta affrontando Samuel, e poi le vicende di Samuel che continua in questo percorso di approfondimento della sua vita e anche del suo ruolo per ritrovare se stesso. Un numero importante, difficile, veramente molto difficile, che ho letto due volte. Le recensioni di Samuel Stern non sono così immediate da portare, perché a volte si va veramente nei meandri di troppe questioni contemporaneamente. Ci sono veramente tantissimi rimandi ai vecchi albi che io non ricordo assolutamente se non per qualche particolare. Recensire o comunque anche solo chiacchierare di un numero di Samuel Stern sta diventando complicato. A volte mi pesa perché ormai Samuel è diventato un qualcosa forse un po' troppo lontano dalle mie aspettative e dai miei gusti, però anche è anche vero che comunque di fondo a livello tecnico la storia è indubbiamente interessante. Ormai tutti noi vogliamo vedere dove andrà a finire, cosa avremo al termine di questa apocalisse, per cui mi dispiace trascurare Samuel Stern e questa sera ho deciso di fare questa chiacchierata molto volentieri. Dicevo, una storia importante delle Tris Dassi di Samuel Stern, quindi Filadoro, Fumasoli e Savegnago hanno scritto loro questo albo. Come sapete, in questa apocalisse vedremo poi alla fine l'addio di uno dei tre sceneggiatori principali di Samuel, cioè Filadoro, e ai disegni abbiamo invece Stefano Palma, che secondo me ha fatto veramente un ottimo lavoro. Ma di cosa parla questo albo? Beh, come dicevo prima, c'è una storia che affronta un problema personale di Penny, che per lei rappresenta un po' un tallone d'Achille, ecco, un anello debole nella sua esistenza, che è suo fratello Bryce, in quanto pare che comunque Penny sia molto condizionata dalle difficoltà e dalle pressioni psicologiche del fratello. In questo ambito si vede Penny che si sta occupando di Lily, la figlia di Samuel Stern, la quale aiuterà Penny stessa a guardare suo fratello con occhi diversi, a far capire il perché di certi suoi comportamenti. E quindi Penny, che si vede all'inizio dell'albo e poi alla fine, in pratica riuscirà a risolvere questo problema col fratello. Non vi spiego come, ma è senz'altro un passaggio molto interessante, grazie anche a Lily, e quindi avverrà questa sua liberazione, questo andare oltre un problema che probabilmente si portava avanti da tanti anni, sentendosi proprio responsabile di tutte le disavventure e delle cose negative che capitano al fratello. Ecco, questo voltare pagina è un po' l'apocalisse che sta affrontando in questo albo Penny. E direi che dopo il cavallo nero, dopo il cavallo bianco, dopo il cavallo verde, immagino che manchi solo il cavallo rosso, che dovrebbe essere Samuel Stern. E poi a questo punto avremo i micronauti. Vi faccio vedere cosa sono i micronauti per chi non è nato negli anni 70 o negli anni 80 come me. Eccoli qua. Ecco, immagino quindi che questo poker di colori, questo poker di cavalli, non sia proprio tutto casuale. Spero che magari
gli autori di Samuel Stern possono cogliere questa mia simpatica citazione. Chissà, magari ci ho anche un pochino azzeccato. È il cavallo verde che mi ha fatto venire i dubbi, perché insomma lì sono proprio i micronauti, cioè di lì non si scappa. Comunque vedremo. In questo album non vediamo Darling, non vediamo Padre Duncan, vediamo quindi Penny e la sua piccola apocalisse, come detto fino a poco fa. Vediamo Samuel Stern che decide di intraprendere un viaggio per tornare a parlare con sua madre per saperne di più sul suo passato. Raggiunge l'isola dove risiede sua madre con una nave, inevitabilmente la va a trovare e la trova in una situazione particolare, come se la sua casa fosse tenuta sotto assedio da dei posseduti che sembrano però quasi delle marionette. Lei lo accoglie, lo fa entrare in casa, Samuel vuole delle risposte, allora lì inizia un racconto che è la parte centrale e fondamentale di tutto l'album, che finalmente ci dà anche qualche spiegazione sulle origini di Samuel. Ma sarà realmente la madre di Samuel questa, oppure è una sorta di educatrice, madre adottiva, oppure tutrice? È un discorso un po' complicato che poi vedrete, perché comunque anche a rispondere a questa domanda non si capisce comunque da dove viene in realtà Samuel, e c'è anche da capire chi è il padre di Samuel. Quindi in questa storia un po' frammentata si conoscono comunque, si vengono a sapere tanti particolari del passato di Samuel, del perché comunque lui è stato tenuto sotto controllo per il suo ruolo quasi da equilibrista del mondo, da punto di equilibrio, ecco, equilibrista lo lasciamo al circo, però volevo dire da punto di equilibrio fra bene e male del mondo. E bisogna dire che effettivamente Samuel Stern si sta rivelando una cosa molto diversa da quella che si poteva intuire i primi albi. I primi albi avevamo una sorta di indagatore esorcista, qui in realtà capiamo che Samuel Stern è proprio al centro dell'universo, cioè della lotta infinita tra bene e male. Poi è chiaro che l'Apocalisse con questi 12 albi rappresenta un grande ciclo, vedremo cosa ci sarà dopo. Ci è stato detto che non ci sia la chiusura, ma secondo me la prosecuzione di Samuel Stern dipenderà davvero molto dai dati di vendita di questo anno, con questa mega rivoluzione che c'è sulla testata. Per cui, insomma, tiriamo secondo me sulle antenne, perché andremo incontro probabilmente a qualche cambiamento molto importante o in un senso o nell'altro. Comunque, come dicevo, ho dovuto leggere due volte questa storia. Alla seconda lettura, dopo qualche giorno, ho compreso molte più cose. Non vi sto a raccontare di più perché sono veramente tanti i passaggi e vi farei tanto spoiler, perché le rivelazioni su Samuel sono molte, le rivelazioni anche sulla figlia non sono da meno. Ritorna un personaggio molto importante della saga, cioè probabilmente iniziamo anche a capire proprio l'origine di Samuel Stern. Gli autori probabilmente ci stanno indirizzando verso una ricostruzione vera della venuta di Samuel Stern, per cui piano piano si stanno aggiungendo dei particolari e ci stiamo arrivando. È chiaro che comunque anche in questo albo ci sono tantissimi richiami agli albi vecchi, e questo secondo me è un po' troppo, perché in realtà stiamo parlando di una testata relativamente giovane, che non ha bisogno, come Zagor ad esempio, di riprendere dei vecchi nemici di 40 anni fa, di 30 anni fa, perché comunque deve rinnovare un po' un'epopea. Samuel Stern ha 4 anni e poco più di vita. Andare a ripescare così tanto nel passato, da un lato proprio ti costringe ad andare, perché hai ancora gli albi sotto mano, li puoi leggere, li puoi recuperare, però diventa anche una cosa pesante. Non so se sono riuscito a farmi capire, probabilmente no. Quello che voglio semplicemente dire è che comunque la continuity su Samuel Stern gestita in questo modo è frenetica, questo ho detto proprio in soldoni, è frenetica perché ti costringe a un recupero, ti costringe a leggere delle cose se uno si vuol gustare tutto per bene, sennò poi la storia è assolutamente godibile a sé stante per certi aspetti, però ti costringe quasi, ti spinge per curiosità ad andare a rileggere delle cose, e non ce la possiamo fare tutti i mesi di andarci a recuperare 5-6 albi. Sinceramente mi sembra un po' tanto, ci vorrebbe una via di mezzo. Come dico sempre, lo ridico anche in questa occasione, io sono un amante della continuity, ma una continuity gestita a piccole dosi e spalmata. Qui si è dato molto poco all'inizio, qualche semino invisibile, e poi adesso
si arriva con secchiate, vagonate di continuity. Secondo me è troppo, si doveva fare un percorso più lineare, più morbido per arrivare a questo. Invece c'è stato presentato un Samuel Stern in un certo modo che in realtà si sta rivelando un protagonista con caratteristiche molto diverse da quelle della prima parte della vita editoriale. Quindi insomma c'è un bello stacco, non è secondo me un arrivare a un punto di svolta in modo molto armonico. Comunque un bell'albo che per chi sta seguendo l'Apocalisse sicuramente sarà oggetto di sorprese. Siamo praticamente quasi al 10 febbraio, per cui i lettori di Samuel Stern quasi tutti l'avranno già letto, poi non è che sono 200.000 i lettori di Samuel Stern, quindi i realmente interessati sicuramente sanno di cosa sto parlando, però resta appunto una bella lettura, godibile nell'ambito di questa Apocalisse, quindi un percorso che si sta sciorinando mese dopo mese, visto che insomma ce n'è ancora un po' dal punto di vista dell'Apocalisse, chissà quante rivelazioni che ci verranno ancora fatte. Io mi aspetto qualcosa di importante anche sulla figlia di Samuel, mi aspetto qualcosa anche su padre Duncan, che comunque in questo momento non è più al centro della storia, almeno per il momento, poi sicuramente ritornerà. E poi sono curioso di vedere se i quattro cavalieri dell'Apocalisse citati si riuniranno per affrontare qualche nemico importante alla fine di questa lunga saga. Qualcosa del genere me lo aspetto, insomma. Poi bisogna vedere se alla fine avremo una vera e propria storia tripla o una storia doppia che andrà a concludere questo grande ciclo. Vedremo, sono assolutamente curioso. Comunque, un'occhiatina ai disegni che mi sono piaciuti molto, perché anche qui Stefano Palma utilizza diversi stili, no? Perché a seconda del tipo di narrazione noi vediamo proprio anche colori diversi. Qui, come sempre, abbiamo uno dei tanti flashback che vediamo su Samuel Stern. Qui si parla appunto di Samuel Stern da piccolo, ci fanno rivivere una scena che abbiamo già visto e letto più volte, ma probabilmente in una chiave di lettura molto più veritiera rispetto a quanto narrato in precedenza. I disegni comunque mi sono piaciuti, sono adatti a questo tipo di storia che qui diventa anche molto molto scura, molto avvolgente, perché gli attori in scena sono tanti, ci sono dei momenti dove si spinge sull'acceleratore per quanto riguarda le ombre, la magia, l'occulto, quindi per me i disegni assolutamente azzeccati, sia nella parte che riguarda Penny, sia nella parte che riguarda Samuel Stern sull'isola in compagnia della madre. Quindi complimenti a Stefano Palma, degli ottimi disegni. Un bel voto lo do sicuramente a questo albo, gli do un bel 7, un bel mix tra disegni e storia, una storia difficile che ahimè non si può leggere tanto a cuore leggero, perché per capirla bisogna impegnarsi e non sono il primo che ha questo tipo di problema. Non voglio dire che è difficile quello che si sta leggendo, voglio dire però che se non si pone la dovuta attenzione ci si perdono tanti particolari che poi una seconda lettura ti fanno dire ah però che bello, nel senso ho rischiato di perdermi qualcosa, perché c'è veramente troppo da capire, da mettere in moto proprio anche come meccanismo di rimando a qualche albo precedente, a cercare poi mentalmente di riannodare qualche filo. Non è così semplice, però comunque l'albo si legge, cioè non è che ci vuole un super scienziato per leggerlo, però c'è proprio sempre il rischio di perdersi qualcosina che può fare la differenza, qualche semino posto qua e là che è un vero peccato non notarlo. Invece una seconda lettura devo dire che aiuta un po' a riequilibrare la lettura e probabilmente la nostra comprensione, almeno questo è l'effetto che fa a me. Poi c'è chi magari fa così, tac, lo legge alla prima e beato lui. Io che magari non sono così un fan sfegatato di Samuel Stern, quindi non mi ricordo tutti i passaggi della saga, magari a volte devo dire che ho bisogno di riguardare, ripensarci anche un po', magari provare a fare qualche collegamento con dei vecchi numeri. Comunque non voglio annoiarvi ancora, non voglio rubarvi del tempo prezioso, vi saluto e vi rimando al prossimo video che probabilmente verterà su Martin Mister e Nathan Never, tutti gli incontri. A presto!